A Fiesole ci si abita più per queste cose, per la farmacia, per le feste, per andare là. Dice, oggi c'è festa a Fiesole, si va a Fiesole, se no per fare la spesa gli erano più, era più poco andare alle Ardine, perché le salita, ma faceva prima, insomma. Invece la mia nonna sono andata a Fiesole, c'era la fiera di San Francesco, la fiera delle bestie, e c'era una signora, lei, una botteghina lì, in 12 ore l'entrata, la banca, la galarduccia si chiamava, e andai a comprare, ci compravano le mentine di zucchero, erano un po' rosse, un po' bianche. E le feste si andava alla messa, gli uomini andavano a cantare in chiesa, poi c'era il Corpus Domini, gli andavano a fare la processione, e gli andavano in cappella, poi gli uomini portavano il bardacchino, gli erano cefalico, coso bianco, sotto c'era il prete portava il Cristo, sì. E un altro avanti con la croce, un altro dietro con un altro Cristo, si andava a fare sepolcri, faceva certi sepolcri, seminavano le veci e si mettevano ai buio, le venivano tutte bianche e poi si andava, si finava davanti all'altare fino a mezza chiesa, di queste vecce bianche con tutti i lumini accesi il giorno di Santo. Fiori, sa, i contadini ne erano pochi, insomma, poi si trovava qualche signore di qualche geranio, ok, ci metteva anche quello, se no si metteva tutti i lumini. Poi venivano a benedire le bestie, che Sant'Antonio, il prete, veniva a benedire le bestie. Poi veniva la campagna, si faceva tutti gli altarini e si metteva fuori un tavolino, il coso bianco, l'immagine della Madonna, passava il prete e benediva tutta il potere. Il rosario tutte le sere mio nonno ci faceva dire, e guai se si beveva. Diceva la corona, poi gli aveva da ritrovare tutti i morti. Quando gli figliavano di trovare un padre nostro per quello o per quell'altro, si stia un'ora tutti a dire il rosario. Anche mio babbo e mio zio gli erano grandi, tutti, e senza bere non si poteva bere, e zitti. Perché nel capo delle gente ci dovrebbe entrare la terra, la si dà da campare, si dà frutto, si dà olio, si dà da campare gli animali e mangiare. La si è creato, la si dà da vivere, però bisogna che tu la lavori e poi la si rimangia. Noi siamo di terra e ci fa questo giro.